Ciao amici di Privacar San Cesario, quella che vi proponiamo oggi più che un'auto è un cimelio che ha fatto la storia dell'automobilismo. È la berlina per eccellenza, è una bellissima Mercedes classe E270, motorizzazione diesel, 2007 di cilindrata e ben 177 cavalli con 5 cilindri. Prima di andare a scoprire più da vicino e capire perché acquistarla, vi ricordo che iscrivendovi al nostro canale YouTube e attivando le notifiche sarete sempre i primi ad accogliere le nostre offerte come questa. Andiamo! E partiamo subito dall'avantreno, dove ci accolgono i gruppi ottici in perfette condizioni, così come i cerchi in lega e i pneumatici che hanno un battistrada pari all'80%, sono praticamente pari a nuovo. La carrozzeria di questo blu metallizzato bellissima, davvero di classe, e l'abbiamo verificata tutta, si trova davvero in eccellente stato. Arrivando sul posteriore troviamo il portabagagli davvero ampio. Eccolo qui, davvero si sposa benissimo con i lunghi viaggi. Adesso però andiamo a vedere gli interni, che sono pieni di piccole chicche sul quale questo video sarà incentrato, perché sono cose che davvero non si trovano più sulle auto per esempio di oggi. Andiamo a scoprire insieme. Innanzitutto vorrei che vediate subito lo stato degli interni, che sono per un'auto del 2004 davvero perfetti. Pelle bianca, beige scusate, con lavorazione traforata perfetta. Guardate, i sedili posteriori sono immacolati. E qui abbiamo il bracciolo centrale con il porta bibite, porta documenti, davvero comodissimo e ben rifinito. Questa è una chicca, per esempio, particolarissima, è il climatizzatore a 4 zone, automatico ovviamente. Guardate, i tappetini sono blu, originali in moquette, sono perfetti, non hanno nessun tipo di danno, incredibile. Adesso andiamo a vedere il sedile del guidatore, che anch'esso si trova in eccellente stato. Come vedete, anche il supporto lombare è praticamente perfetto, non ha nessun tipo di strappo o scucitura, e non c'è stato mai bisogno di lavorarli, sistemarli. Abbiamo il supporto lombare manuale e la regolazione elettrica invece dell'altezza e dello schienale, sia per il passeggero che per il guidatore. Una chicca che me ne sono accorto praticamente poco fa, guardate, entrambi i sedili, sia passeggero che guidatore, aprendo questo vano, hanno praticamente il kit di pronto soccorso. Anche la corona del volante è perfetta, non ha nessun tipo di usura, guardate. Vi ricordo che parliamo di un'auto del 2004, il chilometraggio non ve l'ho ancora detto, ve lo dirò tra poco. Andiamo a bordo e vi voglio far vedere altre chicche. Partiamo dal lettore CD a 6 vani. Oddio, devo accendere la macchina. Che si apre in automatico. E poi abbiamo la possibilità di inserire fino a 6 CD. Lo richiudiamo. E abbiamo anche la possibilità invece qui di avere il cassette. Incredibile, guardate. Anche esso tutto automatico. Poi abbiamo il vano porta oggetti apribile, che sul fondo trova un vano refrigerato, mentre qui guardate, parlando di cimeli, un Nokia perfettamente funzionante, tra l'altro con la sua base di ricarica e il suo cavo allungato. Bellissimo, davvero lo stato poi di come è tenuto il tutto è davvero impressionante. Guardate, qui anche abbiamo un vano porta penne. Pensate che l'auto, quando fu immatricolata, aveva un prezzo di listino con questo allestimento, ma non con tutti questi optional, di quasi 50.000 euro, che per essere il 2004 erano tantissimi. Parliamo adesso della storia della macchina, che è stata immatricolata, abbiamo già detto, nel 2004, e pensate, ha percorso appena 98.000 km. Tutti certificati grazie alle manutenzioni effettuate esclusivamente in officine ufficiali Mercedes. Comunque lo stato della macchina denota il fatto che i chilometri effettivamente siano stati percorsi, siano stati effettivamente così pochi.